Luglio 1974. Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Non sapevo proprio a chi rivolgermi. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quell'esperienza e quindi mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, conobbi il professor Conciani e tornando di notte in treno decisi che mai più nessuna doveva subire questa umiliazione. Con 160 voti a favore e con 148 voti contrari, il Senato ha approvato in via definitiva la legge sull'aborto. Hanno votato a favore comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, liberali e indipendenti di sinistra. Hanno votato contro i democristiani, Democrazia Nazionale, MSI, Popolari Sudtirolesi e Unione Valdostani. Il giorno dopo l'approvazione, i giornali parlano di conquista civile, di un passo avanti della società italiana. Una data da ricordare nella storia del nostro paese. Solo l'Avvenire, quotidiano cattolico, parla di profonda amarezza, sdegno e delusione. Si arriva alla legge 194, aprile 1978, dopo lunghissimi anni di battaglie per strada, di iniziativa diretta, il referendum, scontri e dibattiti, eccetera, eccetera. Si arriva perché nell'area del compromesso storico era meglio una legge compromissoria per la DC e il PC che non uno scontro culturale aperto nelle piazze mentre si stava costruendo giusto appunto il compromesso storico. Torniamo alla nostra cronaca. Nell'ampio dibattito apertosi nel paese dopo l'entrata in vigore della legge sull'aborto si registra la presa di posizione ufficiale dei vescovi italiani con una dichiarazione della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Si tratta di un decalogo che sarà letto ai cattolici da domenica prossima e che sinteticamente riassume il pensiero della Chiesa sulla questione. Il decalogo, che è stato illustrato dal portavoce della CEI, Monsignor Cerriotti, si richiama al Concilio Vaticano II, al Codice di Diritto Canonico e al messaggio dei Vescovi del 30 maggio. La prima delle 10 riflessioni dice che nessuna legge umana può sopprimere la legge divina e subito dopo osserva che ogni creatura, fin dal suo concepimento materno, ha diritto di nascere. Rifacendosi al comandamento divino di non uccidere, i vescovi osservano che l'aborto volontario procurato, consentito dalla legge, è in aperto contrasto con quanto è scritto nel cuore dell'uomo. E poi scopri la politica, o non so se sono io che ho scoperto i radicali che hanno scoperto me, ma penso irrilevante. E trovo anche che arrivo buon ultima su un terreno già molto coltivato dal movimento femminile femminista che si era creato durante il divorzio, dal movimento di liberazione della donna ad altri, da Mellini a Spadaccia, Teodori ovviamente, ma anche la generazione più giovane, da Eugenia Roccella, Liliana Ingargiola, insomma tutto un fervento in cui io arrivo buona ultima. E così io cominciai a... Intanto ho letto Thoreau velocemente per capire cos'era la disobbedienza civile. Due, lei e avevamo questo consultorio il martedì nella sede del Partito Radicale. Noi vogliamo, per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto. Quindi cominciamo a deviare le persone su Firenze e io ero supplente alle scuole medie. Comunque nei weekend, il sabato e la domenica, accompagnavo questi gruppi. A gennaio 1975, fortunatamente dico io,
esplose la bomba, perché il settimanale Il Borghese uscì con un grande servizio sulla clinica degli aborti a Firenze, descrivendo il professor Conciani, la clinica, eccetera, eccetera. A un certo punto, non mi ricordo, ma pochi giorni dopo, Marco Pannella si mette in contatto con Adele Faccio e le chiede di andare a Roma per capire, penso, che fare della campagna, non lo so. Adele l'avverte peraltro che forse c'è un mandato di cattura e, insomma, conclusione dell'intera vicenda, prendo la macchina che mia mamma mi aveva appena comprato, imbarco Adele Faccio da Milano e partiamo per Roma. Siamo arrivati a Roma, abbiamo dormito a casa di Pannella. La mattina siamo state svegliate verso le 5, le 6 da un ragazzo che ci avvertiva che Gianfranco Spadaccia era stato arrestato evidentemente per un reato d'opinione. Marco decise subito, a quel punto disse a me e Adele: tornate a Milano, cercate di andare a Parigi. A Parigi, perché Simone Veil, ministro della salute, peraltro del governo Giscard d'Estaing, aveva appena fatto provare la legge che legalizzava l'aborto. Simone Veil, una domanda di carattere forse non strettamente politico, dice che l'aborto è sempre una sconfitta, la sola vittoria sarebbe nell'evitarlo. Ecco, lei è d'accordo su questa affermazione? Sì, sono perfettamente d'accordo, purché questo non venga considerato come alibi, allora non vi diamo l'aborto libero, perché è meglio la contraccezione. Sappiamo benissimo che è meglio la contraccezione, ma finché non c'è nel nostro paese non è possibile andare con i due tempi. I due tempi piacciono molto ai partiti politici. Noi donne non siamo assolutamente più disposte ad aspettare né due né tre né i tempi dei vertici dei partiti. Pannella ci chiede di tornare a Roma per far arrestare Adele Faccio. Quindi da Parigi, in treno, in qualche modo, insomma, raggiungiamo il Teatro Adriano. 3.000 persone, gremitissimo. Sapevamo che era sicuro che Adele aveva un mandato di cattura, Spadaccio sempre in carcere, però parla tu che parlo io. Io ero nascosta dietro una colonna, perché non si sapeva ancora bene se ce l'avevo anche io questo mandato di cattura, no, sì, non si capiva. Adele Faccio stava sul palco, finché a un certo punto Marco prende il microfono e dice: signor Questore, noi sappiamo che lei c'è, eccetera, eccetera, e alla polizia la prego di venire sul palco, la signora Faccio ha un mandato d'arresto, se lei non lo esegue la denunciamo noi per omissione d'atti d'ufficio. Un po' titubante, il signor Questore sale sul palco. No, Marco dice no, prima legga al microfono il mandato di cattura. E il questore legge il mandato di cattura, associazione a delinquere, aborto pluriaggravato, eccetera, eccetera. Insomma, la dichiara in arresto. La campagna di raccolta firme per il referendum stentava un po' e Marco, non mi ricordo in quale riunione, disse: qui ci serve una cosa che dia la spinta finale, se no non ce la facciamo. E disse: ma perché non te fai arrestare tu? E io ho detto: io qui sto, sono tornata per questo. E insomma, organizzò tutto l'arresto il 15 giugno, quando si votava per le regionali, che io andavo a casa a votare. Mi arrestano e mi portano prima a Cuneo,
alla carcere di Cuneo, apre una suora, non so, viene il direttore e dice no, noi non c'entriamo niente, il reato è stato fatto a Firenze, quindi rimettetevi belli in macchina e andate a Firenze. E ci siamo rimessi in macchina e siamo andati a Firenze. Siamo arrivati a Firenze, dove era stata in carcere appunto a Delle Faccio a gennaio-febbraio. Ma noi da sempre riteniamo e siamo andati in carcere, in tribunale, perché volevamo la pillola in Italia, quando fino al 1972 era un reato anche la pillola. Diciamo che sicuramente noi siamo per l'aborto depenalizzato e libero, perché siamo contro l'aborto, siamo per la prevenzione. Detto questo, possiamo anche far notare al Partito Comunista o ad altri che fino al 75 ritenevano che l'aborto era una parolaccia e che comunque la classe operaia non era coinvolta sul problema dell'aborto, beh, possiamo dire che hanno voluto una legge, anche quella di grande intesa, di grande consenso, la legge sui consultori, e che questa legge sui consultori sta sulla carta, ma non serve alle donne, così come la legge 194 è servita per poche donne, le privilegiate, quelle di classe. Le firme sono state raccolte, sono state depositate, questo entro giugno o luglio, e per legge si doveva tenere il referendum, quello da noi e dall'Espresso richiesti, nella primavera 1976. Aprile 1978, finalmente il Parlamento vara la legge 194, che proprio per non irritare troppo, diciamo, l'area più conservatrice o cattolica, ha una serie di compromessi abbastanza evidenti che noi denunciamo in Parlamento mentre veniva discusso. Comunque la legge viene approvata, entra in vigore. La legge sull'aborto, un tema che viene affrontato polemicamente nei suoi vari aspetti, soprattutto quello della legittimità, dei modi con i quali la Chiesa è intervenuta per richiamare i cattolici alla fedeltà ai principi della dottrina. L'aborto volontario e procurato, ora consentito dalla legge italiana, è in aperto contrasto con la legge naturale scritta nel cuore dell'uomo ed espressa nel comandamento non uccidere. Il clima era molto teso e si arrivò perfino allo scioglimento delle Camere quando la legge fu fermata con un voto a sorpresa. Però poi devo dire che la discussione è stata molto serena e molto approfondita. È stato uno degli esempi più alti di responsabilità del Parlamento e devo dire anche degli oppositori della legge, compresa la Democrazia Cristiana, che ebbe un comportamento critico ma non impedì l'approvazione della legge. Il nostro punto, che abbiamo allora e anche adesso ribattiamo, è che non esiste in questa situazione, in questa condizione, una vera e propria autodeterminazione della donna, perché quello che cresce in grembo è un embrione umano che è individuale e che è distinto dal corpo materno, che non è identico alla madre. Quindi come tale la madre non si può porre in una condizione di possesso e nel diritto di poterne disporre a piacimento. La politica tradizionale dei diritti civili non si vuole mai occupare. Un po' per ragioni culturali ai miei tempi, cioè l'idea che l'individuo non è il centro, diciamo, dell'organizzazione politica, perché per i cattolici ovviamente tu potevi soffrire in terra, tanto poi c'era il paradiso, e per il PC e tutta l'area di sinistra non socialista, la politica e la primazia sono le fabbriche, i lavoratori, eccetera. Che ruolo ha avuto il movimento delle donne in tutta questa vicenda, nella vicenda della 194? Ha avuto un grosso ruolo. Anzitutto il movimento delle donne ha voluto la legge, poi si è impegnato fortemente perché la legge fosse applicata, oggi nella sua stragrande maggioranza schierato per difendere la legge 194. Perché la legge 194 ha per noi un grande valore, il valore di tentare di togliere l'aborto dalla clandestinità, il valore di far sì che la donna possa decidere alla luce del sole e non più nella clandestinità, come ha sempre fatto, se portare a termine o no una gravidanza.
Quindi noi diciamo che non l'aborto, ma la legge sull'aborto è un fatto di civiltà a favore delle donne. Da qui chiunque provasse a dire veramente, pure i lavoratori magari divorziano vorrebbero, venivano e continuano a essere presi per dei radical chic. Che cosa pensate della legge? Ma la legge secondo me è una conquista democratica per il paese, era già da tempo che doveva essere in vigore. Ci sono dei lati molto, molto negativi. Saranno delle pecche che vanno superate, secondo me. Dipenderà soprattutto da noi altri, impostare i vie di partire e far rispettare certe leggi. Per insistere a non arrivare più il clandestino, perché non è giusto che clandestinamente esista, con i soldi si ottiene tutto, invece negli ospedali no. Invece la donna deve essere più sicura, deve stare in un ospedale, essere assistita e stare tranquilla. Per cui è per dire semplicemente che questa arretratezza della classe politica per una regione o per l'altra rispetto a bisogni diffusi nel paese non è venuta meno, sta sempre lì. La stanza tua piena di fiori e due coltelli, i testimoni di un rito che non ha padroni, un rito l'unico rimedio a libertà negate, a volontà spezzate, e in mezzo al sangue lei per terra vinceva la sua guerra. Senza parlare, senza accusare dei suoi tre mesi di dolore, di rancore, di timore. Ecco l'immagine, è tutto un tratto, mi sembra assurdo, le strade son di burro. Si scivolava, si sprofondava, che si faceva noi? Continuare, sono già molto lontana, qualcosa brucia dentro me, dentro di me, dentro di me, si torce l'anima. Cos'è successo? Che cosa resta adesso? Che cosa suono io? Le grida spaesate, le mani morsicate su. So che se dovessi abortire io riesco a far applicare per me la 194, perché se un ospedale mi rifiuta mi piazzo lì con un cartello e faccio un puttanaio mai visto. Ma il problema è che la donna di 100 celle che ha 7 o 8 figli non ha tempo neanche di mettersi un cartello, e quindi l'unica cosa che ha è la mammana. Per nessuna di queste donne noi vogliamo più la mammana.